In questo video vediamo come caricare un pezzo già preparato con Artcam e quindi modificare l'orientamento del taglio. Perché modificare l'orientamento del taglio? Perché è importante sapere che in base alla venatura del legno, stiamo parlando di taglio sul legno, è importante anche cambiare l'orientamento del taglio. Poi vi farò vedere più in descrizione o su un altro video cosa significa orientamento e taglio sul legno. Intanto vediamo sul nostro pezzo già caricato, che è un portachiavi in forma ellittica di 6 cm in altezza per 3,5 in larghezza. Se noi vogliamo cambiare l'orientamento del taglio, che è in verticale attraverso questa tavola, la faremo in orizzontale. La cosa che dovete fare è semplicemente andare su Edit G-Code, si aprirà un block note con diversi codici, dovete andare su G90, G80, G21, G49. Cosa dobbiamo cambiare? Semplicemente G90 e G80 lo faremo diventare 68R90. Ok. In questo modo, adesso quando vado a salvare, vedrete praticamente che il pezzo si è girato in senso orizzontale, quindi andremo a fare adesso un taglio in orizzontale. Ecco che adesso faremo fare il taglio. La differenza praticamente tra l'impostazione di default in verticale a in impostazione orizzontale, in taglio orizzontale. Quindi praticamente abbiamo tagliato il legno con il codice G68R90 iniziale. Come vedete non è più G90 e G80, ma G68R90. Con questo codice abbiamo tagliato il pezzo in orizzontale, come da disegno, anziché in verticale. Se invece vorremmo fare un taglio dall'asse nord a sud e invertirlo, quindi da sud a nord, bisogna solo modificare di nuovo con Edit G-Code, sempre lo stesso codice, però anziché G68R90 faremo G68R900. Con questo codice il pezzo praticamente verrà tagliato anziché da sopra a scendere, da sotto a salire.